Ti servono crediti, non sai dove acquistarli, TonyTube può aiutarti. FIFACoin.com, codice Tony e avrai anche un piccolo sconto, link in descrizione. Yeho! E benvenuti in questo nuovo video. Ciao ragazzi, sono TonyTube e oggi siamo qui in compagnia di Giuse360. Ciao ragazzi, sono orgoglioso di portare qua la carriera. Sono veramente contentissimo di portare questa Carrier Battle che è un contenuto straordinario. E questa volta sfiderò Tony, quindi sono veramente emozionato. Posso usare questa paroletta? Effettivamente ti piace vincere facile e quindi mi sfida a me, ragazzi, che non faccio una carriera dai tempi del Chiavari. Chi se la ricorda la carriera col Chiavari lo scrivesse qui sotto. Detto questo, siamo al secondo episodio, ragazzi. Se non avete visto ancora il primo episodio, ve lo metto qui nelle schede, di qua. Andatelo a vedere nelle schede, lo trovate anche in descrizione il primo episodio. Quindi passateci, altrimenti perdete l'essenza di questo video. Quindi guardate il video sul canale di Giuse, questo è il secondo episodio, e poi uscirà un terzo episodio sul canale sempre di Giuse. Esatto, l'episodio finale. Voglio rubare solo 20 secondi per dire il regolamento per chi magari non lo conosce. Noi Vai. praticamente facciamo 3 anni di carriera con il Napoli, vendiamo, acquistiamo, facciamo quello che vogliamo noi. Chi vince la Champions, 3 punti. Chi vince il campionato, 2 punti. Chi vince le altre coppe, 1 punto. Siamo 0-0 perché al primo anno abbiamo perso entrambi la finale di Coppa Italia. E in campionato non abbiamo vinto lo scudetto. Per i dettagli, comunque, come ha detto Tony, c'è il video sul mio canale. Quindi siamo 0-0, facciamo il mercato e vediamo cosa riusciamo a fare in questo secondo anno. Adesso ragazzi ci siamo, questa è la mia formazione, c'ho un Mertens distrutto, rotto, ho comprato il primo anno Maurito Icardi e Manolas subito, ragazzi, l'ho preso perché la coppia Koulibaly Manolas non ci potevo rifiutare, oddio che rimane, non potevo non metterla in campo. Ok, io ho fatto 3 acquisti, raga. Rashford lì davanti, in difesa Jimenez e terzino sinistro Hernandez. L'ho fatti vedere comunque prima. Mi sono subito fiondato sul mercato io. Voglio vincere. Ragazzi, suggeriteci nei commenti, soprattutto a me, la prossima Carrier Battle che faremo, chi devo comprare? Mi raccomando, suggerite. Allora, io sto rinnovando un po' di giocatori perché rinnovandoli posso chiedere di più. Quindi rinnovo subito questi qui e dopo verranno ceduti. Anche Mertens, raga, che cala, quindi lo vendo. Siamo al secondo anno, quindi lo voglio vendere e prendere uno più forte. Sono 2 anni che sto cercando di vendere Gaetano. Gaetano, io ti voglio bene, ma sei un 65. Io che devo fare con te? Accettiamo pure questo. Qua a me è rientrato un casino di gente dai prestiti. Puoi fare cassa, puoi vendere tutto. Io non l'ho detto, ma ho un budget di 112 milioni. Ho un budget più alto perché io sono in Champions. E mi sa che, anzi, no, aspetto di fare le cessioni e poi mi metto a comprare i giocatori. Questa è la tattica mia. Allora, mi sono arrivate 3 offerte molto molto interessanti. Però io accetto solo questa perché gli altri due me li tengo per la panchina. Non voglio fare sempre il solito errore che non punto sulla panchina, quindi questi qui sono perfetti per la panchina. Poi 10 milioni sinceramente non mi fanno la differenza. Lui invece la posso buttare via, non mi interessa. Accettiamo 9 milioni dal Newcastle. Io ho venduto Onas. Ok. Non punti sulla panca allora. O non ti fidi di lui? No. Ragazzi, io ho individuato un giocatore che posso prendere, però secondo me costa tantissimo. Io faccio un primo tentativo adesso perché ho dei bei soldi, però se non riesco a prenderlo, aspetto di cedere qualcuno e poi faccio un'altra volta l'affondo, perché la squadra mi piace, quindi sinceramente non vedo la necessità di fare 4-5 acquisti. 75, vediamo. A boh, Zidane pure non qua cagà, però. Madò. Zinedine. Nada vuoto, ma. Perché a me qua Guardiola che ne vuole 127 qua. 80 milioni con la clausola del 25%. Secondo me si arrabbiano, ragazzi. Lo sto cercando di prendere a poco. 106. Posso prenderlo però a 106. No, offerta troppo. Oh, per vedere Guardiola che accetta all'istante. Mi sa che ho offerto troppo. Ok. A chi hai preso? Adames che tornava dal prestito. A me intanto Guardiola mi ha detto che ci vuole un po' di tempo per pensarci, però mi sa che non accettano, eh. Se lo piglio con meno di 100 milioni,
È un grande colpo. Inaccettabile, ne vogliono 113. Mamma mia. Io mi sa che lo piglio, ragazzi. Anzi, trattiamo ancora. ADL style. Tirchi fino al midollo. Ma sta aumentando. Dai, è il bug. Non ci credo. Sta carriera è pieno di bug, Tony, sta carriera. Ma perché non ti siedi e parliamo? Cristo Dio, la Madonna. Io non ce la faccio. Ma do 50.000 euro a Sman. Ma tu stai inguaiato, però. Icardi 100.000 euro a Sman. Si è appigliato Icardi, però. Quanto ci offri? Un milione euro a Sman a sto cornuto e me. Ma non lo so, ya. Ma non lo so, ya. Ma poi non dice come sta andando sto cama. Ma che mandosso che fa? Ma che mandosso che fa? Ma che mandosso? Ma che cazzo fa? Mi hanno detto che per il giocatore volevano 113 milioni. Io stavo trattando il bug, ho alzato l'offerta, ne ho dati 116, si è arrabbiato. Ah, che bel gioco, mamma mia. Vabbè, riprovaci tra una settimana. No, vabbò, però ya, cioè, sullo stipendio si alza e se ne va. Cioè, dici no, vorrei tanto, io dico ok, accetto. A me è passata una settimana e quindi provo a riprendere un'altra volta lui. Vediamo un po'. È una lotta per prendere questo giocatore. 80 milioni, rifacciamo da capo, piano piano. 132. Sì, vai, l'ho preso. Sì, ce l'ho fatta, fangulo. A fangulo, vai! Benvenidos! Welcome to Napoli! Benvenuto a Napoli! Benvenuto! Mamma mia, ci ho fatto proprio il Napoli dei miei sogni, ci sto facendo, proprio il Napoli dei miei sogni. Hai preso Ames? Il Napoli dei miei sogni. Hai preso Ames, sicuro, allora. Ma diciamo che può essere, non lo so. Può essere, non lo so. Ok. Io sto lottando da 20 minuti con Guardiola. Ma tu Guardiola è uno scemo, non pensate proprio a Guardiola. Ma io lo voglio sto giocatore, mi chiede 130 milioni. Boh, 116, ho chiuso, basta, l'ho preso, 116 milioni. Arriva a pagare, allora, 60 milioni devi venire squadra, non mi interessa, ti voglio. Guarda, se non trovo l'accordo con il contratto e mi salta l'altra volta l'acquisto, io bestemmio, cavolo, il Real Madrid che mi chiede Verdi. Madonna mia, accettata, preso. Eccolo qua, è arrivato, quanto è bello, il più forte della squadra, dopo Koulibaly. Io quasi quasi lo vendo a Verdi. Tu Verdi l'hai perso al primo anno. Ma ricordo. Ok. Madò, si è preso la 10 il giocatore che ho preso. Sì, è mosto a posto, Giuse, mo hai perso, basta. Giuse, ammetti la sconfitta. Hai perso. Possiamo pure finire qua allora, è inutile continuare. Basta, l'episodio può anche finire qua, hai perso già, mi dispiace. Mi dispiace, ma con un Napoli così, se non c'è uno scudetto ce lo devono proprio consegnare. Anche se gioco ancora con Isai, però. è l'unico handicap che ancora con Isai, però. Per il resto, ce lo devono proprio consegnare lo scudetto. Ma guarda, tu saresti pronto per simulare, quindi? È finito? Sì, però tengo il problema che tengo Mertens infortunato. Non so quando. Quindi dovrei gestirla sta cosa un attimo. Ok. No, perché io ancora mi servono 5 minuti perché ho messo Mertens sul mercato ma non mi è arrivata neanche un'offerta. Quindi se vendo Mertens mi piglio un altro apposto di Mertens, se no mi fermo così. Mertens non si vende adesso, non si vende più, Poi cala troppo. Io ho la prima in casa con il Benevento. Secondo me perdo 4-0 e faccio una brutta figura. 2-0 ho vinto, ok. Ah, tu già sei arrivato là? Sì, sto avanzando perché sto aspettando un'offerta per Mertens. Non mi arriva neanche una sola. E Verdi me lo tengo a sto punto.
È ancora 85, poi Mertens, ah, buttiamolo via. Cioè, io ho ancora Isai, quindi. Battiamo anche l'Inter con Koulibaly che si fa buttare fuori. Come nella realtà. Ma Inter-Napoli. Vedi com'è realistico questo gioco, Tony, che non lo critichiamo. Ma si piglia di là il biondo, vai, va. Gulà, no. Verdi. Verdi 23 milioni, ha cattato Ville Corso, guardate Offerta per Caglicon, io lo cedo, 27 milioni, subito, subito, la sto aspettando da una vita, sta offerta. Avanziamo. Io ho venduto Caglicon e adesso posso prendere l'ultimo giocatore, però ho pochi soldi, quindi visto che non provo, visto che non posso vendere Mertens, io lo metto come contropartita. Mertens lo sto cercando. Ma ci schiattato Liverpool 4-0. Bocchini. Il Real Madrid è interessato a Koulibaly. Foggia. Mario Rui. Frate, Maronna, mi tengo due offerte di trasferimento per Pisai. Per rendo conto. E vendilo, va. E lo vende. E chi mette terzino? Mannaggia, mi sa che le... Ehi, Ciciretto, vuoi fare che Ciciretto, ma tu che ancora a Napoli? Allora, se riuscissi a prendere un terzino, ma chi piglio come terzino? Chi piglio? Cancelo. Non lo vogliono Mertens. Ci metto Rog. Rog più 66 milioni. Termina trattativa. 40 milioni, visto quando toccate. 40 milioni, quando toccate a chi sta? Se mi arriva un'offerta per Mertens, faccio un acquisto pazzesco, però tutto il mercato non mi è arrivata un'offerta. Voglio un pezzo da 90. Voglio un pezzo da qualcuno proprio che... L'erede Maradona! L'erede Maradona devo comprare. Già fa l'ultimo sforzo, ci ha portato a Messi a Napoli. Guaglio, wow, si scelta a Magabo Barcellona, siamo idoli. Dai, 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 dai. Mamma, 3-0 del Barcellona. Ci ha schiattato di salute, vabbè. Può capitare! Ah, io a questo punto cambio strategia, ragazzi, vado su un giocatore punta di riserva perché non ho nessun giocatore che può giocare lì, a parte Mertens, però Mertens gioca lì in basso, quindi penso alla panchina e provo a prendere lui. Non so quanto vale, però tentiamo. Mo' devo ragionare, mo' devo ragionare. Ah, così stiamo troppo bello, voglio. Mi piace, così stiamo belli. Mo' che rientra Mertens, stiamo una favola. Mo' l'unica cosa, devo prendere i terzini. Dice pigli i terzini, sulle terzine mi serve. Io faccio un acquisto particolare, vado su lui, cerco l'esperienza, 30 anni. Vediamo, mi serve la punta della panca, giochiamo pure la Champions. 30 secchi, vediamo. 39, facciamo 35, ah Simeone, 34. Ma chi sta prendendo? A Messi, veramente? No, no, no. E poi esulta. E sto qua 50-60 milioni a Juve. Tutto fenomeno. Cioè, a Juve con 100 milioni si è accattato a Ronaldo. Ma lo sa sto gioco? Cristiano Ronaldo, a Juve si è accattato per poco e niente. Non sono una Ok, buffa, io allora qualcosa. io ho fatto un bel colpo per la panchina, poi veramente sono contento della squadra che ho costruito, anche in panca ragazzi, di solito io sbaglio sempre la panchina, però sono veramente veramente contento, bella squadretta, sono sempre Meret, però Meret cresce, quindi... Senti, stipendio attuale 24.500 euro. Sì. Io mo gliene offro 40.000. Se si incazza e se ne va, ma c'è la stamma, Maronna. Ma dipende chi è. Come? Prendi 24.000, te ne offro 40, Gesù Cristo! Mannaggia Gesù Cristo, non ce la faccio. Non ce la faccio! Io posso finire. Dai, io posso su a sto ma perché sto gioco è fatto proprio col culo, non lo so. Cioè, è fatto proprio male. Cioè, quello prende 24.000 euro e stipendi, ce ne offro 40.000 e mi dice: no, è ridicola! Ma è ridicolo quando guadagni tu, strunzo! Ma non lo so, ma non lo so. Ma come ragiona? Come ragiona? Perché si droga in Electronic Arts? Perché? Offerta per Calleon. Ritirate l'offerta per Mario Rui. Ma chi le... Ma
Io intanto inizio a simulare, mentre aspetto che finisci. Sì. Perfetto. Giuse, sono pronto. La mia squadra è pronta. Va bene. Se non vinco l'Europa League con sta squadra, veramente... È forte, veramente. Ti piace? Madonna, se è forte. Ok. Mo ci ho cambiato pure i terzini, tengo una difesa di pataterno. Un centrocampo di pataterno. Mamma mia, aiuto, come faccio a non vincere questa squadra? Dai, devo vincere tutto questa squadra. Va bene, siamo pronti a simulare allora fino a maggio? Sì. Okay. Allora, adesso ragazzi, andremo qui sul calendario, ci sposteremo fino a fine maggio. Quindi fino al che è il 30 maggio, 31 maggio. Quindi andremo a simulare fino al 31 maggio tutte le partite, senza fare nessuna modifica. Andremo a vedere chi avrà fatto più punti in campionato, in Champions, in Europa League, dato che io sono in Europa League, e in Coppa Italia. Pronto Giuse, io già sono partito. Certo, tra l'altro tu se vinci l'Europa League fai 2 punti, eh? Quindi è una cosa buona per te stare in Europa League, perché io la Champions non la vinco, quindi è guarda tosta. Io ho una squadra da Dio, mo che rientra Mertens è da Dio sta squadra. Vedremo, speriamo bene. Vedremo dopo, dai. Ci vediamo a fine campionato. Bene ragazzi, abbiamo finito la stagione, quindi andiamo nella classifica che ci vede campioni d'Italia. Madonna. Napoli primo in classifica, 86 punti, seguito dal Milan 84 e la Juve 83. L'anno buono era questo. Io devo ringraziare questa squadra, ma attenzione signori, perché io ho visto anche una finale. Dimmi tutto. Allora, in Coppa Italia sono uscito ai quarti contro il Milan. Ok, io ho perso con la Juve in semifinale, purtroppo. Ok, quindi Coppa Italia nessuno dei due. Europa League. Aspetta, ci sto arrivando. Champions League la vince il Barcellona. Ok. Io ho perso col City. Sì! Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Che poi guarda, sto esultando con la maglia del Chelsea. E il Napoli ha battuto il Chelsea in finale 1-0. Mamma mia. Che guarda là. No, aspetta, no, io mi devo vedere tutto il cammino. No, ma scusate, ma è una questione proprio mia. Allora, nella fase ai gironi, primi nel girone passiamo con la Dinamo, Gent, non so che squadra è quella. Sedicesimi, 2-0, totale 2-1 col Galatasaray tra le due partite. Ottavi di finale, 5-2 totale contro il Torino. In quarti di finale abbiamo fatto un 3-0 e poi abbiamo perso 1-0, quindi passiamo noi 3-1. Semifinale 2-1 con l'Inter, quindi 1-1-0 e 1-1-1. E la finale, ragazzi, contro il Chelsea 1-0. Mamma mia, ma che goduria! E l'anno prossimo, Supercoppa Europea, Giuseppe. E poi fa un altro punto. Che t'ho detto io? E tu dicevi, la carriera così, gli acquisti, spendo tanto. Hai visto? Io ho fatto un mercato da Dio, perché è una squadra bellissima. Ho vinto solo il campionato, solo poi, cioè ho vinto il campionato, ho fatto 2 punti. Però siamo 2-4, tu hai vinto campionato. Quindi sono 4-2 per io. Esatto, 4-2 per te. Allora, io però in questo momento sto vedendo che c'ho Mauro Icardi rotto. C'ho Mauro Icardi rotto e Rodriguez rotto, Fabian rotto pure lui. E ragazzi, questa squadra, Icardi, Mertens, Insigne, Rodriguez che ho comprato quest'anno. Ho cambiato i due terzini mettendo Cancelo a destra e Felipe Luis a sinistra, anche se Felipe Luis è diventato un 80. Sì. E poi Samir Handanovic a porta, un portiere diciamo d'esperienza, ho messo, che anche lui però purtroppo è sceso.
Che dire, Wagyu. Io ho fatto solo un acquisto. Ho fatto solo un acquisto. Sterling 88 sulla destra. Poi la squadra è bellissima. Rashford 87, Insigne 87, Zielinski 86, Koulibaly 90, Fabian 87. Una meraviglia di squadra, cavolo, veramente. Bene, ragazzi, questo era il secondo episodio. Tony Tubo in vantaggio 4-2 contro Giuse. L'episodio finale lo vedrete sul canale di Giuse tra qualche giorno. Quindi descrizione, iscrivetevi al canale di Giuse e vedete, ragazzi, venite a tifare per Tony Tubo sul canale di Giuse. Io te lo dico, Tony, io faccio il triplete. L'ho detto. Fa il triplete. Triplete. Va bene, io c'ho già la Supercoppa Europea da giocare, quindi già c'ho una coppa in più che posso giocare in una sola partita. Va bene. Da YouTube è tutto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate tanti pollicioni, così magari facciamo una carriera battle, dove il primo episodio lo facciamo sul mio, il secondo da Giuse, il terzo di nuovo qua. Esatto. Se vi piace questo video, però, me lo dovete supportare tantissimo. Da YouTube è tutto. Noi ci ribettiamo al prossimo video. Bella, ragazzi.